A te, a tutti, ciurma, e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Qualcuno di voi mi ha detto di far durare un pochettino di più il video perché probabilmente si tratterà appunto dell'ultimo video sul primo episodio. In caso dovesse durare tanto, ragazzi, vi chiedo scusa a prescindere, però appunto penso che la cosa più saggia sia finirlo oggi, se siamo addirittura d'arrivo. Sono molto impaziente di vedere quello che sta per succedere, ragazzi, perché la volta scorsa abbiamo visto che probabilmente ormai non siamo più soli. Qualcuno ha rubato le prede dalle nostre trappole. C'è qualcosa che non va. Andiamo a continuare. Un po' di timore perché probabilmente, ragazzi, le mie paure riguardo a restare nella scuola saranno fondate, nel senso che probabilmente succederà qualcosa che ci costringerà ad andare via. Mi auguro di sbagliarmi, eh. Lot more walkers than last time, though. Ok, siamo tornati We're qui, gonna die. ragazzi. It's either die here or die from hunger. Take your pick. Clem, maybe you should scope things out. You know the place better. Let me get a closer look. Can't be too careful. Ok. Bene, ragazzi, mi sa che purtroppo ci toccherà andare un attimino a vedere cosa possiamo fare. Esaminiamo il vagone. Lo so, immagino. Qua c'è un corpo. We barely got out of here. It was close. Sounds scary. There's a reason. Già. Siamo tipo stracagati addosso. Guarda i vaganti. Need to get in there somehow. Maybe there's another way in. E quale dovrebbe essere? I used that bell to attract a walker before. Could try it again. They do like to follow sound. Questo potrebbe essere un buon diversivo. The noise from that bell could draw a lot of walkers. If one of us climbs up there and starts ringing it. Louis, I vote Louis. Hold on. I'd like to make an alternate suggestion. Sarebbe? You're loud, dramatic. Meno chiacchiere, più fatti, dai. Just get up there. The quicker we get this over with, the better. Decisive. I like that in a woman. Just stop. Dai, che Luis c'ha una cotta per Clem, si è capito benissimo. Give you some cover. Ok, vai. Lui. I'll do it. But if I die, I'm making sure Walker Lewis eats both of you first. Ok, ti crediamo sulla parola. I'll distract him until I see you guys reach safe cover. Then I'll try to redirect the smelly patrol to give you guys a chance to sprint inside the building. When we get into position, I'll signal you. Then you can do your thing. Good luck. Attenzione, lui, se dovesse succedere qualcosa, ragazzi, a qualcuno di loro mi sentirei veramente in colpa. Il punto è che siamo obbligati a fare questa cosa. Dove dovrei andare? Effettivamente. Oh! Porca vacca miseria! Vabbè, questo mi sa che eravamo tipo obbligati ad ammazzarlo, eh. Dove cavolo? No, scusa, serio, dov'è che mi dovrei nascondere? Oh merda. Ok. Ok, è l'unico, guarda che. Oh! Sembra non essere attirato e. È questo qua, ragazzi! Oh Gesù! Forza, forza! Ok. Non è che abbiamo molta altra scelta, ci siamo, questo è il nascondiglio di cui stavamo parlando. Oh, fate attenzione, ragazzi, eh. So far. Dai, un po' di ottimismo. E Luis! E Luis! Ci siamo, siamo qua! Oh oh, 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 nasconditi, nasconditi! What is he waiting for? Come on, come on. Spero non gli sia successo niente. Luis, just give him a second. We may not have a second. Oh. Oddio, che sto facendo? Ok, l'ansia comincia a crescere, signore e signori. Io vi avviso, eh. I'll watch the door for walkers. Ok, AJ and I will sneak in, grab the food and get out. Sperando ci sia rimasto qualcosa, tra l'altro, perché io non sono così sicura al 100% che sia avanzato qualcosa dopo l'esplosione, effettivamente. Ok,
Lo sapevo! Vedi che l'avevo guardato? Lo sapevo! Minchia! Ormai conosco troppo bene questi giochi per rimanere troppo sorpresa. Ok. Ci siamo. Oh oh, ce n'è uno dentro, mi sa. Oddio. Io avevo visto qualcosa camminare qua dentro, non so voi ragazzi, ma me l'ha sembrato proprio. Yes, these will be perfect. Clint, look. Cos'è? Oh. Try it out, see if it works. Che gigante sta lanterna. Fantastico. Non c'è rimasto più niente. Gonna need your help on this one, kiddo. You still got your gun? Just in case. Oddio, non so se mi piace quello che sta per succedere. Attenzione. Pessima sensazione, un brutto presentimento, non mi piace. Good job, AJ. Is there more? Minchia, l'unica cosa, vabbè, giustamente, a due mani piccole non è che si può caricare di troppa roba. Forza, forza, passa. Prendiamo e mettiamo dentro i borsoni. Baratto di provviste. Questo qua cos'è? Andiamo un po'. Grande AJ, vai avanti così, forza. Vabbè, qualunque cosa sia, se è da mangiare. Stand. Slowly. Don't yell. Don't try anything. I won't hurt you. If I don't have to. Cosa vuoi? What do you want? I just want food. Ecco. Same reason you're here. Siamo arrivati prima di te, eh. You and your friends made a lot of noise out there. It wasn't hard to follow. You live close by? No. You knew about this place already. Siamo solo di passaggio. And some effort to get inside. Just passing through. Decided to see what we could scavenge. Uh-huh. And you just got extra lucky. Sì. Lo sapevo che la cosa mi puzzava, lo sapevo. Non fare scherzi tu. You look a little young to be out on your own. You got a group. Count you plus the two outside. I'm thinking. Fai troppe domande. Maybe more. You ask too many questions. I don't like it. Fine. We can play it like that. If you want. No. Now, I'm gonna fill this pack real slow. We worked hard to get this stuff. Sai che se ne frega tipo. Well, hey there, Squirt. Playing hide and seek, are we? No, AJ, no. Now that's impolite. Oddio. Don't steal from us. I'm not stealing. This isn't yours. I can kill you, you know. Come on, kid. I'm faster than you. Oh. Listen up, Squirt. You're gonna quit pointing that gun at me and let me go my merry. You understand? Oddio, ragazzi. Just gonna take a little bit, then I'm leaving. Like it never happened. Non so che fare! Allora, non voglio dire AJ di sparare perché se il tipo poi gli spara. Non voglio nemmeno dirgli di abbassare la pistola perché il tipo comunque sembra aver indietreggiato un po'. Se lo attacco non so cosa possa mai succedere. Oddio, non so che devo fare. Vabbè, se anche sceglierò di attaccarlo, ragazzi. Mi sa proprio. AJ, get down! Attenta, oh, che non ti spari. What the fuck? Just take a bag and fill it up. Dai, rapidi. Attento, eh. Oh, merda.
No. Oddio. Oh, vai! Oh! Dove vai? Ah, ancora lì. E Jay dov'è? Ecco. Correte, correte! Tornati sani e salvi, per fortuna. Tutti noi. Marlon, listen to me. I am telling you, the place was ransacked. It's fine. We'll deal with it. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Took y'all a while. How poor are they that have not patience? Oh, che tanta roba! Oh. Check it out! Food! That's like a lot of food. Observant as ever, Mitch. I can't believe this. Look at it. You're our savior, Clem. Oh. Like, seriously. È merito di tutti. Lewis and Violet helped too. Neither of them ever brought back this much before. Neither have you. Where did you find all this? The old train station. Clem knew where it was. Train station, that's outside the safe zone. We'd have even more, but we ran into the creep that fucked up our rabbit traps. Creep? What creep? Clem saw him smoking those nasty-ass Bible cigarettes. He had weird, different colored eyes. Lo conosce. Did he follow you? Oddio. Nope. I shoved him into a pack of walkers. They took a chunk out of him. It was awesome. Look, I don't know if he got out of there, but if he did, he won't make it for long. You attacked him? What the fuck? If he survived, you know he's coming back for revenge. Non sa di dove siamo. What the hell were you thinking? This is fucked. Oh, era armato. If I hadn't done what I did, he would have shot us. I made the right call. Bullshit! What if there are others? You don't know what people are capable of out there. Think again. I just can't. I won't. Just not again. Fuck! Oh, calmati! She took them outside the safe zone. They saw someone. You know what that means! Enough! Just means there's a hungry guy out there looking for food. It's happened before. You are overreacting. You can't be serious! Come on, let's go somewhere and talk about this. Oh, ma questa è impazzita. If anything happens, I'm holding you responsible. Oh, mi sto cagando sotto! Minchia, ma che cazzo c'ha questa, oh? I know I asked you for help. E quindi che c'è adesso? You did. But... shit. God, nothing's easy. Non è morto nessuno. No one died. You don't have to worry. I always do, though. Can't help it. Well, at least we're eating tonight. For the next few, I'd wager. Jim. I'll go talk to Brody. Thanks for the haul, Clem. You guys should go enjoy it. You've earned it. Attenzione. Don't sweat it, Clem. Ever since we lost Sophie and Minnie, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be all right eventually. Still, we should make sure this is a one-time thing. Mm. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go clean up. Okay. I think I'll go too. Madonna, see you later. Ma che c'avete adesso tutti? Don't worry about them. They're just sad. Sad? Why? My sisters died around this time last year. I think it's starting to get to people. Doesn't it get to you? Not really. Dying's not scary. I mean, it's sad,
but not scared. Being a walker is a lot worse than being dead. How do you know? Maybe being a walker is really nice. I doubt it. Me too. But it's not like you can go ask one. I try not to focus on them being gone. I like picturing where they'd be now, instead. Sophie was awesome at making stuff. She'd build a place big enough for all of us to live. And paint it too. And Minnie'd be playing whatever new song she wrote. I guess death doesn't scare me because I know I have something waiting on the other side. Someplace safe and happy. Looks like a nice place to wind up. Yeah, I think so too. A lot better than some smelly old school. Vabbè, quello che abbiamo adesso. Who are those guys? The walkers who killed them. You want them there too? They weren't always walkers. Wherever this place is, everyone gets to be a person again. Sometimes I draw the walkers the way they probably looked. Sometimes I draw Minnie and Sophie the way they probably left them. But sometimes I draw this too. Can I be there? Sure. You want to be there too? I promise I'll draw you well. Certo. Sure, why not? Oh, I almost forgot. Here you go. It's yours. It's ours. It's getting late. Yeah, you guys should get some sleep. Aren't you coming? Not yet. I want to finish this first. Night. See you tomorrow. Vabbè, si creano sempre, ragazzi, situazioni di incomprensioni o spiacevoli quando si è in gruppo con altre persone. Per cui magari pensi di fare la cosa giusta e un altro non è d'accordo. Per cui. Time for bed, little guy. Can I stay up? No. Nope. 2 more minutes. Ma perché? Tell you what, you lay down, and then we'll see. You full from dinner? Yeah, it was good. Yeah, it was. I like it here. Yeah. I got to kill fish. Violet looked like she was having a good time. It's nice, not driving everywhere or running away. No, so. But the ranch was nice, too. Before the blood. This isn't the ranch. Do you like it? I like it. Now that I'm used to it. There's games and the walls make it feel safe. I do. I really do. It's good to feel safe somewhere. There, you gotta stay up 2 minutes more. Time for sleep. I'll lay down when you blow out the light. All right, give me a minute. Gli scenari avvengenti con le scenario con cui puoi arredare la stanza. Beh sì, possiamo appendere il disegno di Ten. There, that's a good drawing. He's a good artist. Your picture is good too. Oh, I know. È arrivato il momento di spegnere la luce, ragazzi. Andiamo a dormire. Good night, sleep tight. Don't let a walker bite. And if they try, I never let them bite. Come on, play it right. One time. Bang. Good work. And thanks. Thank you.
sta succedendo adesso? There's voices in the pipes. Oh. I think someone's in trouble. Is it us? No, 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 not right now. But we should help them. If it's a monster, we should kill it. I don't think it is. You got your gun. Uh-huh. I'll be right back. Stay safe. Oddio ragazzi, già mi sta a salire l'ansia, perché non ho la minima idea di cosa possa stare succedendo. Vediamo un po'. Che sempre di notte succedono ste cose. Fai attenzione tu, non ti muovere da qua. Scusate ragazzi se non dico molto, però sta situazione mi sta facendo venire l'ansia, non ce l'ho detto. Non ho mai idea di cosa stia succedendo. Sta situazione non mi dice. According to the map, there should be another entrance to the basement around here. E dove dovrebbe essere, Clem? L'ho detto. La porta dello scantinato, non è che c'è qualche tipo botola o roba del genere, no? Andiamo qua. Prendi il mattone. Perché cosa? Che ci dovrei fare col mattone? Boh, vabbè. Ah, eccola! Questa sì che possiamo usare. Spacca. Ma ci sentiranno? Madonna che casino. Se me la mettete così mi cago ancora il più addosso. Minchia, di nuovo il caricamento. Conosceva il tipo, io lo sapevo. Lo sapevo. Lo conosceva. Those bastards are back and it's only a matter of time before they find us. You know that shit! Nothing to you! There you go again, getting so mad! What are you going to do? You're making me mad! Oh, we have to tell the others about what you did! Sam, show yourself! What are you doing down here, in the dark? Rudy and I were just talking. Go get some sleep. Deserve some shut-eye. You had a busy day. Didn't exactly sound like a polite conversation. What are you fighting about? It's really none of your business. Go back to the dorm. The man you met at the station! We got history. Rudy, ho capito. Don't listen to her, Clint. Non sono idiota. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just got to. Non avere paura. Don't be afraid, Brody. Say what you have to say.
What history? Marlin let him take the twins. Him and his people. Rhodey! 10 sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up! Because Marlin was so ashamed of what... Shut up! What'd you say? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! I'm sorry. Shit! What have you done? So sorry. Oh, Dio, Dio. You're gonna be okay. I promise. God damn it! Help! Che hai fatto? I told you not to say it! How? What can I do? Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Just stay still. Who? I can't see. Clementine, remember? We talked about driving up into the mountains, where you could see everything. You and AJ both. What danger? Marlin will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, he gets angry. Devi dirmelo subito. If there's a threat to AJ, you have to tell me. Everything is so faint. I can't feel my legs. Please, try and focus. If those raiders come back, Marlin said he'd let them take you. Take us? To make him go away. Like he did. Like he did with 10 sisters. Brody. Force it in there and lift up the latch. Can't find anything in this dark. Yes, flashlight. That'll help. Scusate, ragazzi, io sono sconvolta. Lo sapevo che c'era qualcosa che puzzava in questo posto, lo sapevo! Cioè, Marlon ha consegnato le sorelle di Ten a un altro gruppo di persone per convincerli ad andarsene. Raga, bene, io dovrei venire qua con Brody che, poverina, era qua un attimo fa e adesso già non c'è più. Poverina, ragazzi, cioè... Sì. Sì, minchia, ha avuto una trasformazione rapidissima, porca vacca miseria. Dai, forza, minchia. Oddio. Yes, this will work. Ok, un regalo. Il punto è che io sto per cagarmi addosso perché lo zombie di Brody in giro. Oddio. Oddio. Hold. Porca vacca, allora muoviti Clem, muoviti. Oddio santo! Minchia!
Non fate trasformarsi così rapidamente, oddio. Muoviti, muoviti. Forza, forza. Forza. Oh, porca vacca, muoviti. Minchia, rapida, eh. Forza. Oh, io, madonna. Forza. Sono stronzate. Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Che stronzo, stronzo! Jesus Christ, Clem. What did you do? Ecco qua. We saved their lives when anyone else would have kept walking. We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us. Guns being pulled and murder. Well, fuck them. Fuck, Marlin. Jesus Christ. Basta, già mi ha rotto le palle. Non è la cosa giusta da fare, d'accordo. Marlin! Non puoi vendermi da morta! What do you offer up to your raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? He won't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlin was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Raiders? Oh my god! Shut the fuck up, Clementine! Let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlin killed her! Oh, come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Shame, I don't believe in those. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me? Fred? Ovviamente si gioca la carta. She did help us get food. What good is food if a group of outsiders is gonna come along and take it? Lewis, don't let him do this! Oh no, I am not involved. Ecco qua. What? I like you, Clem, but I... Not me. Cavolo, loro sono amici da secoli, troppo tempo. On your own. Non sarei che mi spari. Really? Just so you don't have to get involved. I thought you were more than that. Shit. Marlin, come on, man. Drop the gun. Lewis! She killed Brody! We can't let her walk away. Stronzo. Clem, I gotta trust Marlin. I gotta.
I always have. Anche Brody si fidava. And now she's dead. And he killed her. Take that back. You don't know what you're doing, man. Come on, dude, just drop the gun. This is how adults do things, not us. Stand down, Marvin. Be reasonable. You don't get it. You don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! Oh! All of you! Gli ha detto solo bugie. He's lying to you. He can't or won't protect you. Look what happened to Brody. To Sophie, Minerva, and suck at protection. Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. If they came back, I'd do it again. Excuse me? I didn't realize we were so fucking expendable. They told me they died. I had to save the rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlin. Perché un vigliacco? I trusted you. Easy, because he's a coward. I wanted to get them staged some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was too afraid. You killed Brody because she knew. You didn't mean to. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie. Minerva. Oh, mi spara. Oh, molla. Molla. Donna. Che cavolo. E molla! Minchia. I'm done. Oh, she kicked his ass. Non so. Possiamo sistemare tutto, cioè ragazzi, cioè questo qua ha dato via due ragazzine. Ok, dicevo, volevo proteggere tutti gli altri, ma si fa una roba del genere, ragazzi? Aveva intenzione di fare lo stesso con noi. Non voglio manco dirgli di andar via. Quindi forse l'unica cosa che rimane da fare o è stare in silenzio, scelta che io praticamente non ho quasi mai fatto in The Walking Dead, o chiuderlo nello scantinato, però mi sa che sceglierò di stare in silenzio, ragazzi, vediamo cosa succede. Io non so se scegliendo qualche altra cosa sarebbe andata poi nello stesso modo. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know. Non so che dire, ragazzi, sono sconvolta. Questa stagione finale credo proprio che sarà all'altezza delle mie aspettative, ragazzi, perché già in questo primo episodio
sono rimasta veramente di sasso di fronte a certe confessioni, tra virgolette, chiamiamole così. Quindi già mi sono sentita estremamente coinvolta emotivamente parlando. Quindi sono davvero molto molto soddisfatta. Non vedo l'ora, ovviamente, di giocare gli altri episodi, ragazzi. Io e il 58% degli altri giocatori abbiamo deciso di uccidere i due vaganti alla stazione ferroviaria. Io e il 52% degli altri giocatori siamo andati a pesca con Violet e Brody. Io e il 66% degli altri giocatori abbiamo convinto EG a dormire sul letto. Io e il 78% degli altri giocatori abbiamo deciso di attaccare Abel per difendere le provviste. Io e il 34% abbiamo chiesto aiuto a Lewis nello scontro con Marlon. Ero molto indecisa, ragazzi. Non avevo pensato al fatto che Lewis fosse amico di Marlon da una vita, praticamente. Però vabbè. Io e il 55% degli altri giocatori abbiamo reso EJ insensibile. Non era quello che volevo. Io e altri, il 34% degli altri giocatori abbiamo spinto Luis a sentirsi smarrito. Ha provato vergogna per averti chiesto se avessi mai dovuto uccidere una persona cara. Brody è morta. Brody ha apprezzato come è risolto il conflitto tra lei e Violet. È rimasta sconvolta quando ha minimizzato l'incontro con Abel. Io e il 34% degli altri giocatori abbiamo spinto Violet a sentirsi inorridita addirittura. Ha apprezzato i tuoi complimenti e le sue capacità di combattimento. Violet si è sentita lusingata quando l'hai consolata nel dormitorio. Io e il 49% degli altri giocatori abbiamo spinto Ten a sentirsi amareggiato. Ten ha trovato comprensibile la tua titubanza al vostro primo incontro. Quando gli hai permesso di ritrarti è stato così gentile da donarti il disegno. Forse poteva andare in un altro modo, ragazzi. Era furioso quando l'hai affrontato nel cortile e si è sentito orgoglioso quando gli hai accordato fiducia con Rosie. Homer è stato felice di parlare con te prima di cena. Ruby ha provato disgusto per la maleducazione di AJ a cena. Mitch è stato felice di mostrarti la sua abilità con le armi. Assim ti è grato per aver impedito ad AJ di leggere il suo diario. Ha imparato a legare con Rosie grazie all'aiuto di Marlon. Willy è rimasto affascinato da te dopo il vostro primo incontro. Gli altri sono inorriditi addirittura, ragazzi. Mamma mia, addirittura utilizzare il termine inorriditi mi sembra così pazzesco. Abbiamo raccolto due oggetti su sé nel corso dell'episodio. Pensavo che ci avrebbero dato un'anticipazione del secondo episodio, un trailer, qualcosa. Sembrerebbe di no. Che dire, ragazzi, ci ho rimasta veramente di merda per come è andata a finire. Evidentemente ho fatto le scelte sbagliate. Non volevo che Marlon morisse, perché è vero, è stato uno stronzo, ragazzi, però quando si arriva a sti livelli poi ci rimango sempre di merda. Brody probabilmente avrebbe anche potuto non morire, non lo so. Questo me lo fate sapere voi, ragazzi. Ci sono rimasta di merda per quello che è successo, veramente tantissimo. Ci sono rimasta di merda per il fatto che AJ appunto sia insensibile, a quanto pare. Ha ucciso, ragazzi, Marlon a sangue freddo senza la minima esitazione e senza la minima reazione, sembrerebbe. Quindi ci sto di merda anche per quello, perché non avrei mai voluto che lui fosse così freddo. È ovvio che nascendo, ragazzi, già in un mondo del genere non ti puoi aspettare che una persona sia totalmente sensibile, perché comunque deve affrontare già da molto piccola, ragazzi, una realtà che è veramente bruttissima, che quindi ti mette alla prova costantemente, quindi ti forgia in una certa maniera. Però non volevo che lui fosse così, quindi evidentemente ho fatto diversi errori. Mi dispiace nell'anima, perché non volevo che le cose andassero così. Questo primo episodio, ragazzi, l'abbiamo finito e io sono sempre più convinta che questa serie mi piacerà tantissimo, questo gioco mi piacerà tantissimo. Non vedo l'ora di giocare il secondo episodio, chissà quando uscirà. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!